Il bodybuilding è questo. Entro in palestra, io ho un determinato limite, il mio corpo ha un determinato limite, il mio cervello ha un determinato limite e ogni volta che devo venire qua devo entrare con l'idea di superarlo, di fare un qualcosa di più, perché il mio corpo stesso si deve rendere conto, porca vacca, pensavo che il limite fosse qua, invece sta qua, sta più in alto, nel caso devo dare un segnale superiore, devo dare un input superiore per cui il mio corpo si deve trovare costretto ad adattarsi, deve trovarsi in una situazione in cui, guarda, o mi adatto oppure finisce male. Il mio segnale, quello che io vado a dire al corpo ogni volta è: guarda bello mio, adesso ti adatti o cadiamo giù tutti e due, ti porto in basso con me. Veramente fa tutto, perché ti dà quell'idea che tu lo apri, leggi, vedi quello che hai fatto e già in testa stai pensando a quello che devi fare. E il mindset che ti crea quando vai in palestra è totalmente diverso, una cosa straordinaria. Entri con l'idea di quel drive, di quel boost, di quel di quella massima potenza che ti porta a dare veramente tutto quanto e ti rendi conto di quanto il corpo sia una macchina straordinaria, che l'adattamento, tutti quei risultati che vedi, che ambisci, che ti sembra irrealizzabile, è semplicemente un qualcosa di fisiologico nel momento in cui ci credi. Ma non devi crederci della serie, sì ci riuscirò, no, devi crederci adesso, in questo momento, quando metti sotto la serie, devi credere davvero che tu possa fare qualcosa, e se riesci a fare qualcosa il corpo è una conseguenza, si adatta di conseguenza, ti segue, viene appresso a te, devi portarcelo semplicemente. Se non accetti il fatto di dover fare quel passo superiore, che è dannatamente difficile, dannatamente brutale, assolutamente scomodo e che fa un male fottuto, se non accetti questo, allora non è lo sport che fa per te. Semplicemente smetti di farlo, accetta di essere mediocre. Con questi i tuoi risultati, dal mio punto di vista, sarai sempre mediocre. Per me il grande atleta è quello che porta il suo corpo al limite, che ha questa mentalità indipendentemente da quello che porta sul palco. Vale.